Credo che il vuoto di potere che ci sia stato negli ultimi mesi ha un po' destabilizzato, però adesso io personalmente sono molto entusiasta, conosco il valore di Giuseppe Conte. C'è una tentazione dentro il movimento di pensare che la rifondazione si fa meglio fuori dal governo? No, perché fuori dal governo facciamo dei sit-in. Cingolani non è quel grillino che pareva, e questo va detto purtroppo. Trovato un leader, trovato un nuovo statuto, probabilmente a breve dovete trovare il modo di tornare a farvi votare dagli elettori. La gente non ha mai smesso di votare, già abbiate pazienza, perché è pur vero che abbiamo perso dei consensi, ma è altrettanto vero che l'hanno persi tutti gli altri. E noi siamo stata la forza politica che più è stata impegnata nei palazzi in questi 3 anni, quindi è normale aver perso un po'. Io credo che il vuoto di potere che ci sia stato negli ultimi mesi ha un po' destabilizzato, però adesso io personalmente sono molto entusiasta. Conosco il valore di Giuseppe Conte, ma anche degli altri leader del Movimento 5 Stelle, quindi semplicemente basta lavorare e stare in mezzo alle persone. C'è una tentazione dentro il movimento di pensare che la rifondazione si fa meglio fuori dal governo? No, perché fuori dal governo facciamo dei sit-in. Io credo che sia necessario invece stare al governo per portare i nostri temi e per continuare a insistere perché quei temi siano centrali nell'agenda del Paese. Però ad esempio sull'ambiente tante cose che sta facendo questo governo vi fanno un po' storcere la bocca. Sicuramente la transizione ecologica è uno dei motivi, grazie a un'intuizione di Grillo, che hanno fatto nascere questo governo, e quindi consapevoli che la transizione ha bisogno di tempo, però bisogna iniziare una vera transizione ecologica. Cingolani non è quel grillino che pareva, e questo va detto purtroppo, perché già il semplice fatto di esprimere o di scrivere la parola inceneritore qualche difficoltà c'è. Mario Grindi noi non c'è nessuno, si rafforziamo sarà meglio. Non sarebbe più lineare, visto che dovete costruire un'identità nuova, ripartire anche da fuori da una maggioranza dove obiettivamente state un po' scomodi? Guardi, sicuramente non è una situazione semplice, ma il movimento è passato dalla storia per non aver fatto quello che in qualche modo era il suo interesse, ma quello che era l'interesse del Paese e dei cittadini. Quindi si sta nel governo per portare dei contenuti e soprattutto risolvere dei problemi all'esterno di quei palazzi. Sicuramente c'è un po' di difficoltà rispetto a prima, però con un leader come Conte riusciremo ad avere ancora più forza all'interno di questo governo. Fino a quando non ci toglieremo la mascherina e ridaremo il lavoro a chi lo ha perso, alle donne, fino a quando noi recupereremo i gap formativi per gli studenti, io credo che ci sarà bisogno del Movimento 5 Stelle. Mentre a destra si riesce bene a differenziare l'offerta, perché una parte sta dentro, una parte sta fuori, alla fine prendono i voti di chi piace il governo e a chi no. Voi col PD come vi differenziate? Cioè, perché io devo votare 5 Stelle piuttosto che PD o viceversa? Siamo diversissimi. Roma penso che sia la dimostrazione plastica, l'esempio plastico di quanto possa incidere nei fatti un'amministrazione del Movimento 5 Stelle sulla qualità della vita, sulla gestione dell'amministrazione, dei servizi pubblici, dai rifiuti in giù, rispetto ad un'amministrazione magari di centro-sinistra che c'era stata poco tempo prima nella stessa città. Ci sono dei temi su cui noi siamo più centrati in qualche modo perché fanno parte della storia del Movimento, e su quelli cerchiamo di fare la differenza, ma qua il problema non è marcare la differenza con gli altri cercando il consenso come si fa dall'altra parte, il tema è proporre le cose e dare le risposte che servono a migliorare la vita dei cittadini. Magari non siamo sufficientemente bravi, perché non siamo degli stronzi, scusate il termine, non dico come gli altri, ma tanto capaci a pensare solo alla comunicazione, solo alla propaganda, ma siamo un po' troppo chiusi negli uffici, giustamente, lo dico anche con l'esperienza da ex ministro, per cercare di risolvere i problemi. È un po' più complicato far arrivare questi messaggi alla gente quando sei tanto negli uffici e quando sei qualcheduno che invece è fisso negli uffici di un talk show. È a pieno il vostro governo, lo sentite a pieno? Io sento che questo sia un governo che in questo momento deve affrontare il post pandemia ed è una composizione nata a seguito dell'appello del Presidente della Repubblica, e quindi per questo è a pieno il nostro governo. Grazie.